Un altro testone rosso? Sì, vabbè, non riesce nemmeno. Vabbè, una collezione di testoni rossi? Oh mio Dio, cosa sono sti coccodrilli? I coccodrilli alieni mi mancavano. Cos'è quello schifo? È orripilante. C'è pure il bradipo. Non è un bradipo, è uscito da un incubo sto coso. Guardate adesso l'asvos iperpotenziato. Cioè, è un cesso orribile, ma vabbè, dettagli. Alontrina, ti picchio male anche la nonna se non la smetti. Signori, voglio essere onesto con voi. Mai e poi mai avrei pensato che questo primo capitolo di Verso il Futuro sarebbe stato così difficile. E ci stiamo lentamente ma inesorabilmente avvicinando alla fine del suddetto capitolo. E già avete visto quanti porchi ho dovuto tirare per cercare di sconfiggere il boss del capitolo 3 dell'Impero dei Gatti. E mi stanno già dando parecchio filo da torcere. Ma bando alle ciance. Allora, mentre preparavo l'episodio, non ho avuto molto tempo purtroppo, sono riuscito anche a recuperare un altro po' di tesori, ma siamo ancora ben lontani dai 48 tesori necessari per ottenere quel boost di esperienza che ci farebbe davvero tanto tanto comodo. Allora, facciamo un salto veloce veloce dal Siorga Matoto. Olè, è salito a livello 10, incredibile ma vero. Ah sì, non l'ho mandato alle sorgenti lì come cocchio si chiama. Oh, e una volta tanto ho trovato una scatoletta e due gatti cecchino che ci fanno sempre comodo. Gamatotto, scusi, tutto perché c'è un flauto in mano, scusate. Io lo rimando nel deserto polveroso perché vorrei anche sbloccare appena possibile questa nuova serie di livelli, ma presumo che Gamatotto dovrà level upare decisamente molto di più. Arrivederci, signor Gamatotto, saluti a casa, Inoltre, gente, stavo dando anche un'occhiata ai tesori di questo capitolo di Verso il Futuro. Peraltro non abbiamo trovato nulla, nulla, e se ho visto bene, qui non possiamo neanche avere il festival dei tesori. Tuttavia, stavo scorrendo, guardando effettivamente le sagome, questa mi sa che è una cipolla o un melograno, ma... Ah no, è un melograno, è chiaramente un melograno. Tuttavia, ho trovato la DeLorean, la macchina del tempo di ritorno al futuro. Ottieni tutti i tesori per accelerare il tempo di recupero dell'energia. Sì, quella che mi permette di affrontare i vari livelli. Dobbiamo ritornare quanto prima in Turchia, Dubai e Nepal in modo tale da velocizzare il recupero dell'energia. Tuttavia, per adesso diamo una veloce potenziata, perché come ho detto non ho troppa esperienza. Beh, di sicuro la nostra Mega Afrodite, che al momento è l'unica unità che fa danni enormi agli alieni. Tuttavia non riusciamo mai a spawnarla abbastanza in tempo. L'abbiamo intanto portata a 18, che cosa buona e tanto giusta. E dato che prima o poi dovremo utilizzarlo, perché è un'unità potente potente, dobbiamo vedere di level upare quanto prima anche il Sior Lasvos. Un paio di livelli, ma nulla di più. Forse riusciamo a portarlo a 10 entro la fine della serata, ma non faccio promesse. Malone, noi lo stiamo guardando di giorno. Sì, ma io lo sto registrando di sera, ragazzi. Cioè, io mi sono trovato commenti del genere: Malone, ma sono le 2 di pomeriggio e tu dici che è sera? Sì, è sera quando lo registro, ragazzi. E non dimentichiamoci di potenziare il meraviglioso gatto Bamus Mazzo, che lo scorso episodio ha fatto una strage, un'unità di una potenza veramente incredibile. Ok, bando alle ciance. Vediamo quindi di ritornare nell'isola di Pasqua. Ma il Gamer si fa furbo e attiva il gatto riccone. Abbiamo 500 di energia. Numeri che fanno girare le balle al DeLong Gamer. Oh maronne, cos'è uscito? Il testone. Oh no. Oh, presumo che sarà una versione molto più bastarda del testone di un tempo. Per nota fortuna avanza lentamente. Oh, che bello, il testone c'ha anche degli amici. Ok, vediamo di mandare tutti i nostri ragazzuoli. Per adesso quelli standard. Anche il nostro drone in caso di necessità. Ma per adesso non ho incontrato nessuno che si teletrasporti. Yay, mandiamo anche la Mega Afrodite. Aspetta, la Federica Pellegrini fa una proposta di danni contro i nemici fluttuanti. Oh maronna, c'è il testone rosso, aspetta. Oh porco cane, non me l'aspettavo. Mandiamo il gatto Vasca con le gambe sexy. No, non fare il bastardone. Cannoncione, c'è bisogno di te appena un secondo. Continuiamo a mandare i gatti Samba nel frattempo. Oh, l'abbiamo fatto fuori. Senza benché minimo rispetto. Se non fosse stato per il gatto riccone saremmo già morti da un sacco di tempo. Mandiamo anche gli altri gatti. Testone, la smette di mozzicarmi la Federica Pellegrini. Me l'ha fatta fuori. Per un secondo pensavo lo avessimo fatto fuori anche noi. Un altro testone rosso? Sì, vabbè, non riesce nemmeno. Vabbè, una collezione di testoni rossi. A cannoncio, alleluia. Alleluia. E che cocchio. No, 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 non ce la facciamo. Non ce la facciamo, mandami tutti. Abbiamo fatto una strage di proporzioni bibliche. Oh, finalmente abbiamo eliminato tutti i testoni. Ma ci è voluto decisamente più tempo del previsto. Vai, gatto Bamut. Maronne, che strage che ha fatto. Non so nemmeno io più come spendere i soldi. Appena cominceremo ad attaccare la base nemica, dovremo fare uno sproposito di danni alla velocità della luce. Perfetto, gliel'abbiamo dimezzata. Mega Afrodite, spari un bel colpo, che sennò viene un colpo al telone. E men che non si dica. Men che non si dica cosa, ci abbiamo messo lo sproposito di tempo. 85.000 di esperienza, ma ci abbiamo messo 1.000 ore per riuscire a completarla. Sentite, apriamoci una bella miau capsula, se mai che all'interno troviamo qualcosa di utile, come ad esempio... Oh!
un potenziamento per il nostro gatto Denver. Non mi dispiace. Così lo portiamo a 20 più 3. Vabbè, gatto dragone per gli amici. Perfetto, vediamo un po' dove finiamo di bello questa volta. Sul Machu Picchu. Siamo passati in mezzo al mare quest'oggi, io andrei ancora di gatto riccone. Preferisco spendere le scatolette per poter eventualmente comprare altri gatti ricconi in futuro. Il Machu Picchu con gli UFO. Maronne, è bello, moderno in effetti, Ok, per adesso vediamo di guadagnare abbastanza secondi spawnando tendenzialmente i gatti Samba. Tanto non dobbiamo investire denaro per l'impiegato, quindi siamo praticamente a posto. Magari mandiamo velocemente un super mister che fa fuori la maggior parte di tutte quelle maledettissime creature. Non bullizzatemi il ritmo della musica, porco cane, vi rompo io il ritmo. Mandiamo anche la Mega Afrodite. Continuiamo a mandare i gatti Samba. Aia, sta arrivando anche King Kong. Ecco, sta cosa non mi piace ma poco per niente. Vediamo di cominciare a rinforzare effettivamente le nostre unità, che è cosa buona e tanto giusta. Abbiamo già i super mister che hanno aperto il fuoco sulla base nemica. Eccola lì. No, sono uscita solo una falena. Non è poi così preoccupante. Beh, ma è una falena aliena o normale? Santo daltonismo, non lo so. Oh mio Dio, cosa sono sti coccodrilli? I coccodrilli alieni mi mancavano. Sono ripilanti. Fateli fuori, maronne. Ma c'erano anche prima e magari non me ne sono accorto. Ok, li abbiamo shottati male. Cioè, bene ma male, insomma, ci siamo capiti. Vediamo magari di sparare col cannoncione, così li eliminiamo più rapidamente. Oh, va che resistono bene sti cocchio di coccodrilli alieni. Che brutti. C'hanno gli occhi con le antenne tutti in uno. Ragazzi, c'ha solo 50.000 quella base. Avanti. Vi ho spawnati in 8 miliardi, santo cielo. Ci sono più gatti che esseri umani sulla terra di sto passo. Vai. Perfetto. Oh, grazie, mi hanno dato 36.000 più 10 friscat e un'accelerazione. E il... cos'era un watake? Qualcosa di inferiore mi hanno dato, perché mai una cocchio di gioia. Perfetto, è giunto il momento di andare in Colombia. Oh mio Dio, il triangolo delle Bermuda adesso è proprio un triangolo. Lo si nota tipo lontano un chilometro. E che guardate la quantità spropositata di energia che stiamo utilizzando. Gioco, non ho ancora la DeLorean. Per quanto la vorrei veramente proprio una cifra. Sono abbastanza sicuro che la Colombia non fosse così. Oh, perfetto, ci hanno mandato le unità metalliche. Un bel ippopotamo metallico così di primo mattino. Guardali, tutti adesso arrivano. Il gatto naufrago ha fatto uno sproposito di danni. Ok, mandiamo effettivamente la nostra Mega Afrodite. Signorina, quando vuole arrivare non ci offendiamo. Gatto Bahamut, c'è bisogno di te. Un altro ippopotamo metallico. Oh no. Dicevo, speriamo che le nostre unità riescano ad attaccare dalla distanza. E vabbè, anche i gorilla neri. E dai, è gioco. Gatti Samba, presto, c'è bisogno di noi. Me li hanno shotati. E anche il cane angelico. Mega Afrodite, spara ragazza mia. Spara che sennò mi viene a me un colpo. Guarda, guarda unità. E dai, no, che non ce la facciamo gente. Sparate col cannoncione. Vi prego qualcuno spari col cannoncione. Ok, mi sa che non abbiamo fatto abbastanza danni. Ok, continuate a spawnare tutti, dai. Oh, non riusciamo ad avanzare. Guarda quanti ne continuano ad arrivare. Gioco, non ce la farò mai a finire neanche sto cocchio di livello. Porco cane, si stanno anche avvicinando l'Afrodite. Dai, ti prego. E ne arrivano ancora. Non ce la facciamo qui. Ok, nel frattempo abbiamo fatto fuori le unità angeliche. Mi consolo. Ma il resto di quelli metallici sono ancora decisamente troppo vivi. Ok, un altro è morto. Ottimo, cannoncione. Io ti aspetto te. Basta, santo cielo. Ormai il portafoglio è talmente tanto pieno. Ok, l'abbiamo fatto indietreggiare. Continua così. Ecco, siamo appena arrivati alla base nemica. Nel frattempo sono uscite altre unità. Non posso spawnarne altre. Il gioco dice ci sono troppi gatti, non rompere i maroni. Vabbè, vabbè, dovremmo farla fuori nel giro di pochissimi secondi. Ragazzi, bullizzate quella base, non me ne frega niente. Guardate la quantità di danni che abbiamo fatto. Porca di quelli per porca. Non mi danno nulla. Siete dei bastardi. Sapete quanto era difficile sto cocchio di livello? Senti, aprimi una miau capsula per cercare di sentirmi un pochettino meglio, che non sarebbe male. Ti prego, dammi qualcosa di figo. Davvero. Vabbè, il gatto muro è un po' che non lo mettiamo, ma intanto portiamolo a 20 più 6. Credo che nessuno sia arrivato a 26 come livello allo stato attuale. Allora, direi che è cosa buona e giusta farmare un po' di esperienza. Quindi è inutile andare avanti, altrimenti non riesco a level upare i nostri gatti. Pertanto, vediamo di ricordarci quali fossero i tre livelli da fare. Quindi Turchia, Dubai e Nepal. Li abbiamo già affrontati in passato. Come potete vedere abbiamo avuto anche un ottimo punteggio. Quindi non utilizzo il gatto riccone, ma semplicemente il radar dei tesori, perché ci richiedono comunque tanta energia. E io voglio essere tendenzialmente sicuro di ottenere i suddetti tesori, altrimenti devo sprecare 8 miliardi di anni. Perché qua non c'è il festival dei tesori, è una truffa di proporzioni bibliche. Ok, nel frattempo Super Mister è già arrivato. E dai, che si fa bullizzare dalle unità aliene. Ok, la base nemica ha solo 45.000 di vita. Pertanto dovremmo riuscire a conquistarla senza troppi problemi. Mandiamo magari qualche unità un po' più forte. Signore, quando ha finito di slinguastarci da Pellegrini? Guardi che è un reato gravissimo, santo cielo. Le asportiamo quella brutta e schifo da lingua.
E voilà, in men che non si dica, abbiamo trionfato alla grande, grazie alla Federica. E mi hanno dato le bandiere per pregare superiori. Grazie, grazie Nepal, è un omaggio che accetto molto volentieri. Poi avevano detto a Dubai, ti prego dimmi che era Dubai, santo cielo, perché non c'ho 80.000 radar tesori per adesso. Oh porco cane, ci mandano subito le unità rosse. Non so perché, ma a Dubai se la tirano praticamente tutti, ti mandano subito i porceduque, quelli nobili. Nessun problema, abbiamo il gatto Vasca con le gambe sexy che questi li fa fuori. Alla velocità della luce, mandiamo comunque un super mister e una Federica Pellegrini a offrire fuoco di supporto. Perfetto, level up al tizio. Bani, ce la fate tenere a bada? Per adesso sembra tutto tranquillo, mandiamo comunque un gatto naufrago in caso ci fosse necessità. Porco cane, lo sapevo io che doveva uscire il gran pezzo di foca. Federica, non farti bullizzare, non ti possiamo clonare in continuazione, ci costi troppo. Signori, ce la facciamo ad avanzare, ci stanno bullizzando malissimo, santo cielo. Ok, il cannoncione è quasi carico. Quel pezzo di foca aliena, tuttavia, non riusciamo a farlo fuori. Oh, alleluia, c'è morta male male. E in me che lo si dica, bullizziamo la base nemica senza il benché minimo rispetto, anche se ci abbiamo messo troppo tempo, Ragazzi, mi hanno dato comunque un grattacielo superiore, beh, a Dubai, è anche normale. Datemi giusto un secondo che do una potenziata veloce veloce al signor Lasvos. 513.000 per portarti al livello 10, Lasvos, per davvero? Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, ok, dobbiamo anche potenziare Balaluga perché nei commenti mi avete un pochettino stracciato la voglia di esistere. Ma vabbè, dettagli, senti, fammi aprire anche l'ultima mia capsula, vedo che il gioco non mi sta dando nulla stasera. Gioco, sei entrato in modalità tirchiaggine suprema, Sentite, io lo scambio con quanta? 10.000 di XP. Va benissimo lo stesso. Tanto non penso lo utilizzeremo granché ancora all'interno del gioco. E per ultima, ma non meno importante, vediamo di raggiungere la Turchia. Vedo che abbiamo fatto dei punteggi assurdamente alti, com'è possibile? Saremmo dovuti essere delle chiaviche in mani. Ah, probabilmente avevo utilizzato il gatto riccone e mi ero avvantaggiato considerevolmente. Dai, Lon, non puoi avere difficoltà in questi livelli praticamente. Basilari, voglio dire, 30.000 di vita. Non oso immaginare quale sarà il boss finale di questa serie di livelli. Voglio dire, il capitolo 1 dovrebbe essere quello più semplice, porco cane. Perfetto, Federica, continua a saltellare tu, che ogni volta che dai un colpo di cosce la gente si spaventa. E voilà, abbiamo eliminato anche il cavallo di Troia. Oh, perfetto, dammelo superiore. Danzatrice sensuale. E abbiamo attivato la macchina del tempo, che purtroppo per noi non sarà mai e poi mai a livello massimo. Tuttavia ha una potenza dell'80%. Questa è la DeLorean dei poveri. Quindi questo vuol dire che avendo una potenza dell'80%, ogni 10 minuti noi non ricarichiamo 10 di energia, ma ben 18. Quindi ogni 100 minuti non ricarichiamo 100, ma 180. Oh, questo mi semplificherà notevolmente la vita, soprattutto quando devo farmare esperienze e via dicendo. Ottieni tutti i tesori per aumentare l'energia massima. È più facile a dirsi che a farsi, però, signora, Ammetto, l'energia massima mi farebbe tanto tanto comodo. Ma stiamo probabilmente parlando delle due mappe finali. Bastardo, bastardo nel profondo. Ok, ciancio le bande, direi che possiamo avanzare senza il benché minimo rispetto. Siamo arrivati in Giamaica. E sì, vai di gatto riccone. Però siamo in parte al triangolo nei Bermuda, Non è che sia proprio il massimo. Aspetta, aspetta che Bob Marley alieno, perché c'ha le antennine, porco cane. C'è anche il cappellino che fa la boccuccia. Ce l'abbiamo proprio letteralmente dietro casa. Ok, mandiamo un po' di gatti samba perché Papino ha bisogno di denaro. Spero anche di riuscire ad aumentare ulteriormente la capienza, oh porco cane, del nostro portafoglio. Perché spesso e volentieri ci troviamo con una marea di denaro e lo dobbiamo sprecare, perché purtroppo i gatti non spawnano abbastanza rapidamente. Ok, abbiamo un po' di unità standard. Vorrei mettere una Mega Afrodite, appena avete un secondo, senza fretta. Quel cocchio di granchio non lo sopporto più. Vai Mega Afrodite, c'è bisogno di te, corri. Che succede? Ah, lo abbiamo bloccato durante l'attacco. Ok, perfetto. Abbiamo quasi raggiunto la base nemica, ma lo sappiamo tutti che stanno per uscire delle cose orripilanti da là dentro. E mi esce Bob Marley col batacchio e con la canna di fuoco. Non va bene, non va bene, non va bene, lasciamo stare. Taglia tutto, Giorgio, taglia. Che poi ogni volta che dico sta battuta qualcuno crede che ci sia un editor che si chiama Giorgio. No, ragazzi, non mi posso permettere un editor, santo cielo. Ma vabbè, dettaglio, ok? Ancora un paio di attacchi veloci veloci. In verità è stata una battaglia abbastanza semplice. Con l'ultimo colpo della Mega Afrodite ci siamo aggiudicati lo scontro. 90.000 di esperienza ai dreadlock normali. Gioco, mi hai dato veramente un tesoro senza il radar tesori. Cosa ti sta accadendo e gabidando? Allora, mi serve molta, molta più esperienza, dannazione. Facciamo un salto veloce in Messico col gatto riccone, sperando che non me lo ciulino, sotto cielo. Maloni, io sono messicano e mi sono offeso. Tutti che si offendono da queste parti. Scusi, potrebbe non suonare la musica agli alieni che poi invadono il paese del caro buon vecchio Trump?
Ok, per adesso ci mandano semplicemente un cane alieno e un ippopotamo alieno. Maroni, con quanti alieni non me lo dici. Ok, mandiamo un po' di ragazzuoli standard. Ma vorrei tenere da parte il denaro per la mega Afrodite, che contro queste unità dovrebbe fare dei danni veramente incredibili. Gatto naufrago, tira un paio di legnate alle unità nemiche. Bravo, così possiamo mandare anche la mega Afrodite. Aspetta che, ma hanno fatto fuori tutti i gatti Samba? Così, ma io vengo a casa sua a slinguazzarle i gatti Samba. Ma le pare il caso? Ma stiamo scherzando? Mandami un'altra Federica Pellegrini e un super mister, ottimo. No, anche l'unità rossa è porco cane. Ok, mandiamo il gatto che fa il bagno. Gambe sexy che ha quel gatto, porco cane. Mettila di guardare le gambe sexy dei gatti. Ok, ok, buoni. Ok, troppa unità rossa all'improvviso. Per fortuna che abbiamo la Federica Pellegrini che fa danni ai fluttuanti. Era cominciato tutto in maniera così tranquilla e poi ha preso una piega decisamente inaspettata. Cannoncione, c'è bisogno di te, spara. Perfetto. Ok, perfetto, mandiamo un gatto dragone. Un'altra Federica Pellegrini. Mamma mia. Ok, il testone l'abbiamo fatto fuori. Dai, un altro testone. Proprio mentre stavo tirando un ruttazzo di proporzioni bibliche. Ma vabbè, dettagli. Santo potere dell'editing, aiutami tu. Guarda quante unità rosse. Perché ci vuole così tanto a spawnare gli altri? Dai. Vai, vai, perfetto, continuate così. Attaccategliela senza un minimo di rispetto. Ok, invadiamo il Messico. Sì. E voilà, la facciaccia degli alieni. Ok, abbiamo ricevuto un gatto cecchino e basta. Ma la tristezza di proporzioni bibliche, pensavo di aver fatto un buon lavoro. Ammetto, volevo potenziare un po' di gatti, però porco cane, mi serve tanta esperienza per il Sir Lasvos appena possibile. Ok, cerchiamo di avanzare, siamo a Hollywood, maronne. Qua il gatto riccone ci servirà assolutamente. Metto anche un gatto cecchino, li abbiamo, tanto vale utilizzarli. Bellissima Hollywood, faranno un sacco di film di fantascienza in cui paradossalmente vincono gli alieni, fanno Independence Day ma al contrario, Allora, per fortuna che abbiamo il gatto cecchino che ci offrirà del fuoco di supporto. Non è uscito ancora nulla, gente. Tra poco uscirà qualcosa ad altissima velocità. Sta coda mi sta inquietando che voi non ci avete idea. No, cos'è? Cos'è quello schifo? È orripilante. È tantissimamente schifoso. Mega Afrodite? Giungi, maronne. Ma da dove è uscito quella pece di gremlin orribile? Fatelo fuori, uccidetelo. Le cose che io non capisco le devo uccidere. Dai, ma ha shottato tutti. Oh. No, qua non va bene. Qua decisamente non va bene. Fatelo fuori. Fate fuori il bastardo, ragazzi. Allontanatelo che mi sta palpeggiando la mega Afrodite, che è ancora minorenne praticamente. Non mi pare il caso di pigliarmi altre denunce. Oh, gatto cecchino, stai sparando a qualcuno? O è ancora vivo? Qua mi serve il cannoncione, qua mi serve decisamente il cannoncione. Mega Afrodite spara, che io intanto sparo col cannoncione. Vediamo un po' se riusciamo a saltare il bastardo. No, ne arriva un altro. Ne arriva un altro, gente, qui non abbiamo la benché minima speranza. E per fortuna che c'era il gatto riccone a darci una mano. Guarda, continuano a buttarci indietro. E mo basta veramente però. No, va bene. Non va decisamente per niente bene. Chiediamo aiuto al gatto divino. Cos'è che facevi? Salute della base e dei gatti al massimo. No, volevo rimandare tutti indietro se possibile. Senti, sono 10 scatolette, ne abbiamo un po' da parte. Fammi un miracolo che guadagno qualche prezioso secondo. Tutti indietro, signori. Tutti indietro. E che avanzano anche troppo rapidamente. Ok, guarda, mi stanno bullizzando male anche la... vabbè. È ritornato indietro la velocità della luce, aspetta. Mandamene molti di più. Federica, hai anche i danni ridotti? Dai, siamo di nuovo tutti indietro. Ma che cocchio. Spara il mega colpone. Vediamo un po'. Oh, non ha shotato nessuno. Perché non ce la facciamo? Mi ha fatto fuori la mega Afrodite. Ma davvero. Dai, e ne arriva un altro. No, sti cosi non so come affrontarli, gente. E niente, ci stanno per attaccare la base. Ci stanno veramente per attaccare la base. Ma mi prendi in giro. Provo a mettere un gatto Denver, vediamo se riesce a fare qualche danno extra. Aia. La base è praticamente in fin di vita. Aspetta, spreco altre 5 scatolette. Cosa vuoi che siano 5 scatolette? Guadagniamo praticamente 10 secondi. Fanno una marea di danni quei mostri orribili lì. Non sono neanche riuscito ad arrivare a Hollywood, ragazzi. Neanche riuscito ad avvicinarmici, dannazione. Ok, così mi cura anche i nostri gatti. Manda un'altra Federica Pellegrini. Telecamera, ti sei sminchiata per una frazione di secondo? Fateli indietreggiare, avanti. Dai, mi hanno fatto fuori tutti. No, mi hanno shottato il gatto titano mitico. Signori, ci abbiamo provato, ma ci hanno bullizzato malerrimo. E meno male che ho messo il gatto cecchino. Mi ero detto, vabbè, vedrete che offrirà un grande supporto ai nostri ragazzuoli. Mamma mia. Niente da fare, bullizzati malerrimo. No, non ti do 30 friscat, ma neanche se vuoi. I nemici alieni sono incredibilmente forti. Ma va, non l'avevo capito.
Signori, è abbastanza ovvio. Dobbiamo ottenere i tesori che ci permetteranno di aumentare la potenza di attacco contro gli alieni. Stiamo parlando di tanti tesori, perché ce ne sono 8 da una parte e 8 dall'altra. E noi ne abbiamo appena recuperati 4, due dei quali sono peraltro inferiori. Non dico altro. Quindi praticamente, se vogliamo andare avanti, dobbiamo tornare indietro. Sembra una presa in giro di proporzioni bibliche. Ecco perché qua non hanno messo il festival dei tesori. Pertanto, appena il negozio tornerà col 50% di sconto, dovrò spendere una marea di friscat per acquistare il radar tesori. Altrimenti non andremo avanti. Ah, vabbè, dai, facciamoci un paio di vecchi livelli, così intanto acquisiamo anche dell'esperienza extra, che cosa buona e tanto giusta. Più che altro la rottura di scatole, che dobbiamo per l'appunto sprecare il radar tesori. Oddio, è altresì vero che non ti richiedono troppa energia, quindi uno potrebbe anche provare a completarli millemila volte fin tanto che non riesce a ottenere il suddetto tesoro. Possiamo fare una prova, non dico di no. Gli elettrodomestici superiori abbiamo trovato. Che bello, fanno sempre comodo. Allora, faccio una prova veloce veloce. Non posso andarci, non ho abbastanza energia, porco cane. Torna giù indicatore, che poi mi arrivano le scomuniche quelle brutte. Senti, faccio un salto veloce in Danimarca, tanto dovrebbe far parte comunque dei luoghi in cui devo recuperare tesori. Tuttavia scommetto quello che volete, che senza il radar non mi darà un cocchio di nulla. O se proprio siamo fortunati, ci darà un tesoro inferiore. E dai, ma la smettete di buttarci indietro ogni volta? È maleducazione, ma le pare il caso. Ma io vengo a casa sua a buttarla indietro. Signori, ce la fate? Vi vedo un pochettino in difficoltà, devo mandare altre Federiche e Pellegrini. Dai, che sono i primi livelli. Ok, dovremmo riuscire comunque a vincere in pochi secondi. Grazie Federica, molto gentile da parte tua. Oh, guarda, nessun tesoro, chi l'avrebbe mai detto? Ma sì, dai, richiedono poca energia, vedo di casomai riaffrontarli nel mio, tra virgolette, tempo libero, che mentre stai affrontando un trasloco vuol dire probabilmente rinunciare a quelle 3 ore di sonno che mi restano. Allora, devo ricaricare un po' di energia, assolutamente. Sto finendo le leadership, gente, una tristezza di proporzioni bibliche. Dato che avanti non possiamo andare, direi di fare un salto veloce veloce nei livelli leggendari, così possiamo completare altri livelli delle saghe leggendarie. Eravamo nella serie Gatti Nuotatori. Quanti ne abbiamo affrontati? E mi sa che stiamo arrivando alla fine, molto probabilmente. 90 di energia. Ma sei bastardo nel profondo. Gatto Ricone, c'è assolutamente bisogno di te. Guarda, metto un altro gatto cecchino così per simpatia. Ed ecco che ci stanno già attaccando in massa. E c'è pure Pedober. Yeeey, che gioia. No, no, aspetta, che sta già bullizzando tutti quel maledetto cane. Che poi qualcuno ha detto che è un lupo. Vabbè, gente, ogni tanto vi sale il momento Piero Angela, che è qualcosa di incredibile, santo cielo. Ok, mandami anche un gatto Denver. Per adesso tutto tranquillo. No, non volevo spawnare lui, volevo mettere il gatto Samba. Pedober, datti una calmata che i cecchini ti sparano col cannone, santo cielo. Ma hanno fatto fuori la Federica Pellegrini. Era nata 5 secondi fa e già l'avete uccisa, sta povera ragazza. Ma non vi vergognate. Per fortuna che ti abbiamo potenziato. E Pedober è morto, ok. Manda anche il resto dei ragazzuoli. Se siamo fortunati riusciamo a vincerla, men che non si dica. Ma conoscendo la mia sfiga, esce un altro Pedober da là dentro. Due Pedober, eh beh, due Pedober is meglio che one. Ok, abbiamo anche qualche coniglietto che passava di là. Abbiamo una marea di denaro, mi sa che mi conviene mettere l'Asvos appena possibile. Vai così, attaccate tutti. Un altro Pedober che è uscito dalla base nemica. Porca, oh, li abbiamo usciti tutti. Attaccatemi, prodi. Attaccate, non me ne frega se ci attaccano le unità nere. Vai. Signora Afrodite, se vuole sparare io non è che m'offendo. Cannoncione. No, ti sparo così per simpatia, ma non arrivi neanche in tempo. Yay. Per un secondo ho temuto il peggio. 51.000 di esperienza e dei mattoni. Malone, perché non costruisci una nuova base? Perché non credo che neanche abbiamo i pezzi. Cioè, non ho più ricontrollato, ma giurerei che abbiamo dei problemi di materiali. Che poi, detto tra noi, non sto utilizzando il gatto sonda, quindi sì, possiamo anche mettere l'Asvos all'occorrenza. Lo spostiamo qua sotto. Farò un casino con le unità. Che metà basta, ma bando alle ciance. È giunto il momento di affrontare il livello che si chiama Acqua Salata. 120 di esperienza. Sì, e assolutamente sì. Tanto nella peggiore delle ipotesi finirò di registrare questo cocchio di video. Cos'è sta roba? Oh mio Dio, c'è pure il bradipo. Non è un bradipo, è uscito da un incubo sto coso. Qualcuno lo può uccidere, per favore? Grazie gatto cecchino, molto gentile da parte tua. No, questo è lento ma fa il culo, ve lo dico io. Oh no. Aspetta che sono la Federica Pellegrinista qua, me lo devo ricordare. Oh marone, sì. Sciotta chiunque gli si avvicini. Speriamo che attacchi lentamente o di sto passo ci moriremo male. Mi sa che qua ci saranno unità molto ma molto costose. Ok, continuate a bullizzarlo. Ti prego dimmi che non esce nient'altro da quella base nemica. Eva.
Fa tanto male. Fa tanto, tanto, tanto male, soprattutto all'orgoglio. Ok, gatto Bahamut, proviamo a utilizzare te. Maron, era andato fuori di testa. È diventata un'unità veramente molto pericolosa. Basta, hai rotto i maroni sotto cielo. Peraltro il gatto naufrago è riuscito a resistere al colpo, quindi vuol dire che è in fin di vita. E la prossima volta che verrà colpito verrà anche trucidato male male. Occhio, occhio che sta per attaccare. E voilà, come volessi dimostrare. Proviamo a sparare col cannoncione. Ma le mie speranze sono abbastanza basse, non ce la facciamo. Non ce la facciamo, gente, è qualcosa di incredibile. Sparagli, sparagli, vediamo un po' se lo sente il colpo. Non basta. Gatto Bahamut, allontanati giusto un cicini. Me la sono sudata, me la sono sudata proprio uno sproposito, gente. Dai, ragazzi, è un bradipo. Oh, finalmente. Ma ha anche riempito il portafoglio? Ti prego, dimmi che non esce altro da quella cocchia di base. Presto, ragazzuoli, correte anche voi. Sì, vabbè, ora che arrivano abbiamo vinto tutto. Ammetto, per un secondo ho temuto il peggio. Credo che sia effettivamente la missione finale. Non penso che altrimenti avrebbero utilizzato un'unità così rara, unica e decisamente molto brutta. Ragazzi, no, non ce la fate? Beh sì, ciaone. Ok, mi hanno dato 68.000 di esperienza. Abbiamo del... Oh, ok. Del carbone, 30 friscat e una leadership. Mamma mia. Sì, però mi hai fatto fuori tutto tutta l'esperienza. E mi danno, wow, un gatto CPU. Intanto abbiamo sconfitto il bradipo, che a quanto pare era un obiettivo secondario di questo mese. Che poi il gioco è bastardo perché ti dice: ehi, sconfiggi, non ti dico chi, per avere questa ricompensa. Ma dimmelo, come faccio a sapere chi cocchio devo sconfiggere? Cioè, devo andare a raffrontare gli stessi livelli 8 miliardi di volte. Ah, mi sembrava di aver letto cose strane. Lasciamo stare, lasciamo stare. Nel frattempo abbiamo sbloccato il territorio Ozel, perché c'è un'altra roba Ozel. Allora, non utilizzo il gatto ricone, cerchiamo di tenerlo da parte. 70 di energia fin dall'inizio, davvero. Il livello si chiama Minerali Adorabili. Ok. La base nemica ha già 95.000 di vita. Gioco, dammi un attimo che non ho neanche tempo di spawnare le cocche di unità. Gatto Samba, bravo, con un colpo di culo è riuscito a far fuori entrambi. Beh, con quel serpente invece due colpi di culo. Oh, e basta. No, non farti trucidare, Gatto Samba. Resisti che sono quasi pronto a mandare la maggior parte dei nostri ragazzuoli. Mandami un altro Gatto Samba. Senti, è il primo livello, non può essere poi così difficile. Aspetta, aspetta a cantare vittoria, Lon. Super Mister, non stai facendo praticamente danni, ragazzo mio. Forza, mandiamo anche il gatto Denver. Oh no, ci sono i cani. Oh no, ci sono i maledettissimi cani. Porco cane, c'è anche King Kong. Ho cantato vittoria troppo presto, come mio solito. Ok, tiriamo un po' di soldi da parte per mettere l'Afrodite. Federica, Federica, ce la fai ad avanzare? Perché i cani ci stanno bullizzando. Vabbè. Allora dillo che sei bastardo. Vai, 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 spara mega Afrodite. Spara senza un minimo rispetto, ok? Qualcuno abbiamo fatto fuori. Perfetto, un paio di level up, che è cosa buona e tanto giusta. Ma andiamo un altro po' di ragazzuoli. Ho ottenuto un po' di denaro. Ok, spariamo anche col cannoncione. Dobbiamo farlo fuori. Gente, me lo dovete far fuori assolutamente. O fate fuori la base nemica, non mi interessa. Perché sto gioco deve essere così maledettamente difficile? Ok, vai, vai, continua a saltare Federica. Mostra le tue belle gambe. Forza. Ok, 30.000, 14.000 è fatta. È fatta, gente, ancora un paio di colpi. Un salto dalla Federica Pellegrini e si vince tutto. Ok, ci hanno dato 40.000 di esperienza, ma anche un bel po' di grattacapi. Però pian pianino ci stiamo avvicinando alla quantità di esperienza necessaria per level upare il Sir Lasbos. Vabbè, vediamo di raggiungere le caverne armoniose. Yay! Non sono poi così tanto armoniose. Oh, porco cane. Avrei fatto bene ad utilizzare il gatto riccone per semplificarmi la vita. Gente, qua non ce la passiamo bene. Ok, cominciamo a mandare la Federica. Super Mister, giusto uno, ma non troppi. E ovviamente il nostro gatto naufrago che fa uno sproposito di danni. Ok, c'è bisogno anche di Denver. Continuatemi a mandare il gatto Samba. E due di questi sono preoccupanti. La rottura di scatole è che nei livelli leggendari non abbiamo il gatto divino. E pertanto avremo un bel po' di problemi nel provare a completare i vari livelli. Guarda la Federica. Federica, eroina nazionale, santo cielo. Mandami un altro gatto Denver. No, sei in fin di vita, ciccio. Stai indietro, non farti bullizzare male. Mandami un'altra Federica. Ragazzi, resistete ancora un attimo che il cannoncione è praticamente pronto. Un'altra Federica nel frattempo. Perfetto, un altro gatto Denver. Sì, ho capito, ti level up, è 3 ore che rompi i maroni. Intanto fammi sparare col cannoncione. Vai, olè, level upato in tempo. Anche la papera lo scorso episodio, no, cos'erano 2 episodi fa, ci ha fatto una mare di danni. Aia, mi stanno facendo fuori tutti i meat shield, dannazione. E non sono ancora riuscito a spawnare le unità più serie. Olè, uno di due formichieri l'abbiamo fatto fuori, perfetto. Mi ha fatto fuori la papera? Mi sa di sì. Aspetta, mandiamo un po' di gente seria e arrabbiata con la vita. Che cosa buona e tanto giusta. Oh, quel cocchio di formichiere non lo sopporto più. Abbattetelo, annientategli anche la nonna. Oh,
Finalmente, mando anche l'Asbos. Oh, non altra papera. Peraltro è metallica, perché c'ha il becco grigino, non vorrei dir boiate. Ok, è morta anche la papera. È morta anche la papera, perfetto. Avanzate, miei prodi felini. Ha solo 100.000 di vita la base. Ok, dovremmo riuscire ad annientarla in pochissimi secondi. Guarda, giusto un colpo veloce col cannoncione, se ce la fa. Olè, proprio sul finale. Mi hanno dato una piuma. Alleluia, una piuma. È la prima che trovo, santo cielo. Però solo 42.000 di esperienza. I tunnel che attirano. Attirano chi? Attirano come? Oh, caverne, tunnel. Ho capito dove stiamo andando a parare. Allora, stavolta parto prevenuto e utilizziamo il gatto riccone. Però li stiamo finendo, gente. Non sono abbastanza riccone per potermi pagare i gatti ricconi. Ok, 150.000 di vita. Vediamo un po' se riusciamo ad avere abbastanza denaro stavolta. Ok, i gatti Samba stanno resistendo abbastanza bene. Quindi cominciamo a mandare la nostra grande, meravigliosa squadra. Ancora gatti Samba, perché sicuramente usciranno unità decisamente molto più bastarde di quelle che abbiamo incontrato poco fa. Ok, ragazzi, Papino ha bisogno di un po' più di denaro. E voilà, perfetto, continua a mandare i Samba e le Federiche Pellegrini. Guardalo, 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 che mi sta per spawnare i cani. Oh no, il Bradipù di nuovo, no. E anche il Porceddu. E c'hai anche la nonna Trota. Dai, no, non possiamo, non ce la possiamo fare, gente. Dai, due Porceddu, porco cane, con tanto di coroncina. Ok, intanto ho messo anche Bahamut. Perfetto, se facciamo fuori qualche unità seria, dovrei avere abbastanza soldi per mandare anche il signor Lasvos in caso di necessità. Vai, Afrodite, spara, para, para, pa. Olè, all'improvviso una mano di denaro. Ok, continuate a mandarmi i gatti Samba. No, cattivo Bradipo. Spara col cannoncione, presto. Il problema è che nel frattempo non attacchiamo la base nemica. Oh, aspetta, se lo allontaniamo abbastanza. Attacchiamo la base nemica, è vero. Non ci interessa far fuori lui stavolta. Buttatelo un po' più indietro. No, ci ha buttato lui indietro. Maronne, ma ha fatto fuori 8 miliardi di gatti il bastardo. C'ho una marea di denaro, ma non lo posso spendere. E dai, abbiamo fatto fuori Bradipo. Abbiamo fatto fuori Bradipo. Presto, attaccate, attaccate. È fatta, gente. Avevo temuto il peggio e invece una marea di danni abbiamo fatto. E abbiamo trionfato alla grande. Mi hanno dato dei mattoni e 45.000 di esperienza. Mi mancano ancora 100.000 però. Oh, ragazzi, se completiamo un'altra saga leggendaria mi danno un'altra leadership. Altrimenti il telone non sa come andare avanti. Nelle cavità spugnose richiedono 90 di energia e io ne ho solo 82. Però abbiamo sbloccato il potenziamento, quello della ricarica. Forse devo attendere un po' di meno. Guarda, facciamo una bella cosa. Spendiamo la pozza, quella C, la vita miau. Così signor Gamatotto torna prima. Signor Gamatotto, finito, ci sono i flauti. Adesso ci vuole di mangiarmi un flauto, ma vabbè, dettagli. È passato un cane. Ho cliccato sulla scatoletta, ma non posso vedere i video perché si buggano. Ma dai, cosa devo fare per sbloccare sto livello? Gioco, perché non mi dici le cose? Gamatotto al livello 10. Gamato, ma è al livello 10, scusi? Ah, è grado giocatore 600. Beh, in verità non dovrebbe mancare poi così tanto. Ok, facciamo partire il signor Gamatotto. Perché, mi manca 24. Se level up il Lasvos, fidati che... Vabbè, ci avviciniamo, ma non troppo. Yay, e come per magia abbiamo 95 di energia. No, non volevo fare la rima, ma vabbè, dettagli. Metto anche il cecchino in caso di necessità. Non penso ci sia altro che ci possa avvantaggiare, purtroppo. Vediamo di superare le cavità spugnose. Ok, la base nemica ha 200.000 di energia. Ma se prima abbiamo tirato porchi, adesso tirerò di tutto, di tutto. Ogni suino che incontro lo tirerò, santo cielo. Dai, gatto impiegato, dammi molto più denaro. Non ne abbiamo mai a sufficienza, dannazione. Per adesso continuerei a mandare i nostri gatti di base. Magari anche un gatto Denver, se uscisse qualche unità arrabbiata con la vita. Se uscisse qualche rosso abbiamo il gatto Vasca. E cominciamo ad accumulare denaro per mettere la nostra Afrodite. Guardate, guardate, appena cominciamo ad attaccare la base. Ecco che arrivano le papere. Come le papere? E i cani? Oh no. Oh, molto male, Afrodite. Afrodite, vai tu, ragazza mia, che fai un sacco di danni ad area. Mandiamo un'altra Federica Pellegrini. Mi hanno fatto fuori tutti i gatti Samba. Tutti, tutti li hanno sterminati. Senza un minimo di rispetto alle papere, non piace la musica. Guardali, guardali che stanno avanzando, cagnolino. Ti trucido male, anche la nonna, te lo giuro. Ok, abbiamo abbastanza denaro per mandare anche il gatto Bahamut impazzito male. Perfetto. Fino adesso tutto bene, finché sono unità così non è neanche così male. Accumuliamo un altro po' di denaro che volevo mandare anche il signor Lasvos. 3, 2, 1, vai Lasvos! Cioè, non arriverai mai in tempo. Deve ancora arrivare il gatto Bahamut impazzito, ma vabbè, dettagli. Ok, c'è stato un momento iniziale di panico, ma devo dire che il resto del livello è stato abbastanza tranquillo. Signor Lasvos, saluti a casa, nel frattempo. No, c'erano le papere! Spara col cannoncione, per fortuna che non ho sparato. Ok, lo allontanate abbastanza da poter attaccare la base nemica.
Oh, e trovare un altro po' di piume e dei mattoni, ma soprattutto ottenere l'esperienza che ci mancava. Oh mio Dio, da quanto tempo che non levelappiamo oltre il 10. Un'unità ultra rara, signor Lasvos, lei mi diventa un Lasvos finale. La sua forma finale, rivelata per lo scontro finale con gli eroi, colpisce gli avversari con colpi letali. Ok, più forte dopo i danni. Va bene. Guardi, le do anche un paio di level up così molto amichevoli. Tanto lo sappiamo tutti che appena cominciano a raggiungere livelli alti ti richiederanno uno spopoglio di esperienza. Sì, ragazzi, level upiamo anche Balaluga. Tranquilli. Ottimo, nel frattempo è l'alba di un nuovo giorno, quindi vuol dire gioco, dammi i miei premi. Abbiamo un normale mio biglietto, dai. 30 friscat. Con il prossimo c'è il biglietto d'oro. Ma io domani non sono neanche qui. Sono alla nuova casa. Porco cane, santo trasloco. Vabbè, facciamo finta di nulla che è meglio. Vediamo se Gamma Toto almeno mi ha recuperato qualcosa di utile. Io vi giuro, lo licenzio talmente tanto che gli disinstallo la vita. Ceffoni, porco cane. Due friscat. Grazie, Gamma Toto. Guarda, proprio best personaggio ever. Ok, vediamo cosa c'era all'interno della suddetta Miao capsula. Ragazzi, portatemi culo. Portatemi culo, altrimenti colpa vostra, eh. E all'interno c'era... Oh, perfetto. La ricerca, così aumentiamo la velocità di produzione dei gatti a 20 più che 4. Mi avete portato culo, gente, dico niente, dico niente. Ad ogni modo, ora che abbiamo ricaricato a sufficienza l'energia felina, vediamo se riusciamo a fare uno, forse due livelli del territorio Ogè. Però sto finendo i gatti ricconi. Questa volta entriamo senza, me la voglio rischiare, ma proprio una cifra. Tanto sono pieno zeppo di energie. Ok, per adesso tutto tranquillo. Noto che la base nemica ha 250.000 di vita. Nel frattempo i nostri gatti Samba a colpi di culo stanno riuscendo ad avanzare. Però più denaro, molto più denaro. Ma no, dai, cominciamo a mandare tutti i nostri ragazzuoli. Potenziamo l'impiegato e continuiamo a mandare gatti Samba, perché i livelli precedenti mi ha fatto tirar porchi. Quindi mi aspetto che ci escano cose brutte 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 da là dentro. No, non cominciare ad attaccare subito. Ragazzi, attendete qualche secondo che arrivino magari i gatti Samba. Mandatemi altra Federica Pellegrini, un altro super mister. Guarda, guarda quanto mi fanno attendere. No, deve essere qualcosa di mostruoso, lo sapevo. Lo sapevo, perché quelli per poca spara col cannoncione. È uscito letteralmente di tutto da là dentro. Ok, sono tutte cose che teoricamente dovremmo poter affrontare senza troppi porchi, disse The Long Gamer, prima di essere bullizzato male da qualunque forma di vita aliena. Porco, ok, vabbè, non siete alieni, ma ci siamo capiti. Oh, 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 oh. Datti una calmata, Federica. Sono tutti fluttuanti, li puoi sconfiggere. Solo tu, dannazione. Porco cane, mi hanno riempito il portafoglio all'improvviso. Mi ero completamente distratto. Stavo guardando che ora fosse nella vita vera. Porco cane. Ok, nessun problema. Nessun problema. Ragazzi, 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 legnateli come non ci fosse un domani. Ce la facciamo. Magari un bel colpo di Ribamut. Perfetto, lì. Oh, ok. Decisamente molto meglio. Ultimo level up del gatto impiegato. E mandiamo anche il signor Lasvos. Guardate adesso l'Asvos iperpotenziato. Cioè, è un cesso orribile, ma vabbè, dettagli. Ok, pian pianino stiamo riuscendo a riguadagnare terreno. Che cosa buona e tanto giusta. C'è un'altra testa standard. Ma in men che non si dica, gli faccio venire un mal di testa che manco il moment. Dai, che questo colpo dell'Afrodite forse lo facciamo fuori. Oh, alleluia. Alleluia. E finalmente possiamo bullizzare male la base nemica. Gente, siete talmente tanto potenti che letteralmente in 5 secondi dovreste annientare tutte le difese nemiche. Ok, parte anche il Bahamut. Va. Porco cane, gli ha tirato una pacca di proporzioni bibliche. E mi ha dato ancora delle piume. Mi sa che per il prossimo episodio forse possiamo potenziare anche la nostra base. Dai, gente, concludiamo in bellezza. Vai di gatto riccone. Siamo al ponte sinistro. Mi sa che la completiamo, gente. A meno che non abbiamo un altro livello qua o qua. Oh, maronne, quanto è sinistro questo ponte. No, 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 no. Questa non solo non la completiamo. Qua ci moriamo male male. Passerò 20.000 minuti contro quel cocchio di formichiere. Si sta avvicinando decisamente troppo. Allora, mandiamo per adesso la nostra squadra standard. E continuiamo a spawnare gatti Samba per cercare di distrarlo temporaneamente. Oh, l'abbiamo continuato a spingere indietro. Sì, l'abbiamo shottato. Alla grande, ma andiamo tutti i ragazzuoli. No, il bravo, no. Perché? Cosa sono le fochine? Ah, ma che carini. Cioè, ti prendono a legnate, porco cane. Vabbè, ma non è una foca, è una... Cos'è, una lontra? Ah, è una lontra. Ok, ci muoiono anche, ci fanno una mare di danni. Ma ci sono anche morti, fratroci sofferenze. Piccole adorabili lontre. Alontrina, ti picchio male anche la nonna se non la smetti. Ma stiamo scherzando. Ok, continuiamo ad affrontare quel cocchio di Bradipo. Dai, ragazzi, siete fra le unità più potenti che abbiamo. Mi sa che ha fatto fuori qualcun altro di grande, grosso e pericoloso. Ok, Mega Afrodite, spara. Lasvos, ci mette 86 minuti a contrattaccare. Oh, perfetto. Ora non mi aspetto troppe rogne. Dovremmo riuscire a togliere quei 500.000 nel giro di una trentina di secondi al massimo. Però sì, sti livelli stanno diventando sempre più difficili. E vista la quantità di nemici che abbiamo incontrato,
È abbastanza ovvio che questo sia il livello finale. Io me lo auguro. Del telone che prega tanto cielo. L'asfos ha fatto una mare di danni nel frattempo. Lontra, ti devi levare, porco cane. Bravi ragazzuoli. Intanto stava arrivando un altro Lasvos iperpotenziato. 68.000 di esperienza e, come potete vedere, 30 friscat e una leadership. Yay! Ho completato una missione? A quanto pare sì. Dovevo sconfiggere Lontraccia. Yay, bene, mi prendo anche questo mio biglietto molto volentieri. Devo ancora sconfiggere un nemico non identificato, quindi dobbiamo andare avanti con i livelli leggendari. E ci dovrebbe sbloccare, in teoria, 800.000 di esperienza, perché completiamo tutte le sfide mensili disponibili. Buonissimo a saperti. Ad ogni modo, gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, è stato anche troppo traumatico. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti verrete bullizzati male, ma soprattutto strangolati dalle cosce della Federica Pellegrini. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!